Ditemi se c'è qualcosa di più bello dell'essere giovani. E ditemi se c'è qualcosa di più bello dell'essere giovani e andare in barca a vela. E ditemi se c'è qualcosa di più bello dell'essere giovani e andare in barca a vela dall'altra parte del mondo e conoscere tanti altri giovani che vanno in barca a vela dall'altra parte del mondo. Non lo so, secondo me non c'è niente di più bello. Buon pomeriggio appassionati di vela, amici del giornale della vela di Tag Heuer. Secondo appuntamento con la scoperta dei 10 candidati a vincere il premio velista dell'anno 2020 e non solo, tutti gli altri premi griffati da Tag Heuer. Ieri abbiamo cominciato con un ragazzo di ghiaccio, come siccome l'abbiamo conosciuto, ovvero con Marco Gradoni. Oggi avremo una coppia femminile, ci fa molto piacere. Intanto siamo una coppia anche noi, di fatto ormai io e Bacci del Buono. Ciao Bacci! Ciao Mino, ciao velisti! Allora, dicevo, Bacci, siamo partiti, abbiamo cominciato ieri col primo candidato, oggi abbiamo un altro candidato splittato in una coppia, però e poi arriveremo fino al 6 giugno alla serata dei campioni, dove daremo i premi, oltre ovviamente a chi ha avuto più voti, il velista dell'anno per il premio principale, ma poi c'è anche l'innovation, lo young, il performance, c'è un premio speciale, il passion, un altro premio speciale, il tribute, e poi il don't crack under pressure. I premi sono tanti, se li contenderanno questi magnifici 10 che sono partiti da lontano, vero Bacci? Sono partiti da essere 100, Mino. Da 100 poi siamo arrivati ad averne 30 grazie al voto del pubblico, per poi arrivare finalmente ai nostri 10 finalisti che conosceremo durante queste puntate, e naturalmente tutto passando dai 78.000 voti del pubblico, quindi una grandissima partecipazione da parte di tutti loro. Mica male, mica male. Allora, oggi dicevo, abbiamo una coppia anche bella da vedere, devo dire, sia tra poco le conosceremo molto belle e molto brave, soprattutto su queste che sono le barche un po' rivelazione di questo velista dell'anno, ovvero gli Hobbit, comunque i piccoli catamarani che vanno come delle schegge. Allora andiamo, Bacci, a conoscere chi sono le nostre candidate di oggi. Assolutamente, Mino, naturalmente è una coppia molto migliore della nostra, sicuramente. E sono due ospiti, infatti, oggi, e sono due giovani ragazze che hanno messo a segno un ottimo colpo nel 2019, conquistando una bellissima medaglia di bronzo ai mondiali femminili di Hobbycat 16, appunto a Captive Island in Florida. Con 4.234 voti sono con noi Caterina Degli Uberti e Giulia Ancillotti. Ciao Caterina, ciao Giulia. Ciao. Ciao, eccole qua, bellissime con il loro sorriso. Ciao Giulia, ciao Caterina. Beh, deve essere stato, io già mi immagino, guarda, la Florida, 250 equipaggi, 26 paesi di 6 continenti. Secondo me è un grande villaggio turistico. Questi ragazzi e ragazze che andavano in barca a vela e si divertivano, probabilmente una delle esperienze più belle sinora della vostra vita, vero Caterina, vero Giulia? Parti Caterina. Decisamente, assolutamente sì. Immagino. È stata pazzesca, è stata totalmente diversa da qualsiasi altra regata. Giulia. Sì, anche da qualsiasi altra esperienza di vita, non avevo mai partecipato ad un evento velico così importante, quindi per me è stato davvero bellissimo. Mino, hai visto che, cioè, loro sono giovanissime e tanti giovani, l'abbiamo visto anche l'anno scorso per esempio con i fratelli Galimberti, però c'è sempre l'ingrediente fondamentale che è questo Hobbycat, cioè sta andando tantissimo tra i giovani. È vero, come mai Caterina? Peraltro tu sull'Hobbycat hai vinto anche qualche cos'altro, qualche europeo qualcosa, quindi sei abbastanza esperto. Come mai c'è tanto successo questo Hobbycat? Ma probabilmente per il gran divertimento che uno prova andandoci. La particolare, cioè è comunque un catamarano diverso dagli altri, è unico, resiste da veramente tantissimo tempo e ci si diverte sia andandoci, cioè sia mentre si è in barca, ma poi soprattutto a terra, nel senso io ho avuto la fortuna di partecipare a tantissime regate Hobbycat, ma anche a tante regate tipo Formula 18 e comunque di altri catamarani, e l'ambiente a terra è proprio diverso, c'è questa filosofia dell'hobby way of life che a terra è all'ennesima potenza. Immagino. Giulia, quanti anni hai te? 19. E Caterina? Io 29, appena fatti. Quindi che fa? Comanda lei, Giulia? Eh beh, sì. Vabbè, cioè, c'è la barra del timone, c'è la Caterina? Eh sì, quindi...
Automaticamente. Come si sta a prova dell'Hobbycat, Giulia? A prova dell'Hobbycat, allora, per me è un'esperienza totalmente nuova, perché io ho cominciato sull'Hobbycat al timone. Quindi con Caterina ho cominciato ad andare a prua e devo dire che ho imparato davvero tantissimo, perché per la prima volta mi sono trovata dall'altra parte. Quindi ho capito davvero di cosa aveva bisogno il timoniere, e dal punto di vista del timoniere magari a volte avevo anche, diciamo, preteso troppo o cose, non so, assurde dal mio prodiere. E invece questa volta ho davvero capito come si sta dall'altra parte, e a guardarmi davvero intorno, a capire. Poi anche Caterina mi ha aiutato tantissimo, comunque con la sua esperienza mi ha insegnato davvero tantissime cose, quindi anche per questo la devo ringraziare. E tutto è nato con il mondiale, quindi lei mi ha insegnato davvero tanto. Questa è una cosa che dovremmo imparare un po' tutti, perché io da prodiere ogni tanto al pozzetto mi sento dire di tutto, poi vado dietro e c'è quello dal pozzetto che mi dice: sì, vabbè, ma io non so come funziona davanti, però tu devi farlo più veloce. Vabbè, ho capito. Anche me, ovviamente è così anche per me, però comunque è uguale. Io nei 15 anni, vabbè, anche in realtà da prima ho fatto sia timone che prua, e devo dire che qualunque velista che appunto sia su una barca che permette di farlo, lo faccia. Sia che sia un catamarano, sia che sia una deriva, perché fa veramente tanto la differenza. E su questo devo anche ringraziare gli allenatori che ho avuto durante gli anni, perché hanno sempre insistito per farci provare entrambe le situazioni, farci giocare da soli con la barca, proprio per prendere più confidenza, e proprio perché in questo modo si capisce quello che serve all'uno o all'altro in barca, perché non andando da soli bisogna essere per forza in grado di alcune volte anche di anticipare l'esigenza dell'altro, quindi sì, scambiarsi di ruolo è molto importante. La forza della coppia e la forza della squadra. È esattamente quello, infatti. Peraltro una cosa molto carina che ho letto di voi è che voi siete partiti con una raccolta fondi. Avete chiesto alla gente: oh, dobbiamo andare in Florida, quindi abbiamo bisogno di soldi. Sì, è gente... esattamente così. Esatto, e la gente diceva: ho capito, ma anche io voglio andare in Florida, perché devo dare a te i soldi? Però poi alla fine vi hanno aiutato o no, Caterina? Sì. E abbiamo fatto appunto questa raccolta fondi poco prima di partire, e devo dire che siamo riuscite ad arrivare all'obiettivo che ci eravamo date, e quindi è stato di enorme supporto questa cosa, perché ci ha aiutato in quelli che erano i costi del viaggio, e quindi abbiamo comunque vissuto l'esperienza sicuramente con uno spirito diverso, anche perché comunque facevamo un qualcosa anche per gli altri, anche perché ci aveva aiutato, e quindi il fatto di voler portare a casa un risultato sul femminile, che era sicuramente il nostro obiettivo, e poi comunque anche sull'open ci siamo difese, perché come unico equipaggio femminile siamo entrate in finale, quindi negli ultimi 52 barche siamo arrivate 50esime, cioè, per carità, non è tantissimo, però considerato che partivamo in 120, noi la fortuna è che eravamo già in semifinale, però abbiamo fatto delle semifinali veramente tostissime, dove rientravi a terra, scambiavi la barca, poi dovevi correre da una parte all'altra della spiaggia, perché comunque erano 60 barche, quindi tu potevi avere in una serie la numero 50 e in quella dopo la 5. E poi le finali sono state qualcosa di pazzesco, perché comunque c'è stato un giorno che ci hanno fatto fare 6 se non 7 prove, e lì è stato, cioè, quando ti mandano in acqua per la sesta, settima prova con 18 nodi, vento, onda, e tu dici: no, state scherzando, e lì capisci che effettivamente, per carità, era l'ultimo giorno, ma ti rendi conto che sei ad un mondiale, quindi se te ne fanno fare anche 10 le fai. Beh, non è che adesso, Giulia, volete vincere una medaglia di bronzo al mondiale senza far niente? Se l'ho troppo facile. Giustamente, assolutamente no. Tra l'altro, ragazzi, sì? Chi è la più cattiva delle due in barca? Lei, assolutamente lei. Non c'è assolutamente dubbio su questo. Io. Perché? Cosa combina, Giulia? Raccontaci. Ma no, vabbè, è ovvio che naturalmente la tensione porta giustamente... Insomma, chi è al timone è sotto una grandissima tensione, quindi capisco che in qualche modo il prodiere sia un po' il pungible della situazione. Ma guarda come la giustifica, proprio paura, Giulia, cioè una roba pazzesca. Siete distanti, ora puoi dirlo, non ti picchia. No, scherzo, no. No, non ho neanche mai fatto in realtà, quindi... No, nel senso, cioè, insomma, dal punto di vista del supporto morale, ecco. Però vabbè, è ovvio che sia così alla fine, quindi... No, ma per forza. È giusta questa gerarchia, dai. Senti, Giulia, ma questi americani erano proprio così forti? Sì. Erano decisamente forti, poi soprattutto abbiamo scoperto la potenza del Brasile, infatti purtroppo l'ultimo giorno del femminile siamo state battute da un equipaggio brasiliano molto forte,
E niente, però diciamo che anche che oltre alla forza hanno avuto anche la grande capacità di coinvolgere tutti. Infatti ho notato che gli americani sono anche molto amichevoli. Infatti ho conosciuto tantissime persone e anche questa secondo me è un'esperienza molto importante, perché ho conosciuto davvero persone da ogni parte del mondo, atleti che vanno in barca da anni e anni e comunque continuano a rimanere fedeli all'Hobby Cup e aiutano le nuove generazioni. Infatti, nonostante comunque fosse una competizione, ho trovato grandissima collaborazione da parte di altri concorrenti che mi offrivano il loro aiuto oppure mi offrivano la loro collaborazione, quindi questo è stato davvero bello, davvero bello. Bello, bello. Sì. Io volevo chiedere questo, un equipaggio femminile, voi avete cominciato la vela immagino avendo un mito, un vostro velista mito. Per un equipaggio femminile, il mito è un mito o una mita? Qual è il vostro, qual è la vostra o il vostro beniamino in mare? Io, nel senso, io ne ho avuti tanti e ho avuto anche la fortuna poi di incontrarli e magari anche con un po' di timore. Per esempio, io guardavo tantissimo Vasco Vascotto e, vabbè, Gabrio Zandonà. Forse, cioè non dico Alessandra ovviamente era poi Alessandra, Giulia, Conti erano comunque invece i due miti al femminile. Alessandra forse era un po' più lontana come idea perché essendo windsurf e andando sulla barca è una cosa un po' diversa. Gli altri invece comunque erano barche doppie dove comunque ti capitava anche di incrociarli un po' più spesso. E all'inizio magari con un po' di timore, poi vabbè in realtà con Vasco mi è capitato durante una regata di Melges 24 a Cagliari di conoscerlo e Gabrio, in realtà con Gabrio sono andata anche qualche mese in barca insieme nel suo periodo Nacra 17, era anche il mio periodo Nacra 17, quindi per allenarci anche lì sempre per mischiare un po' le coppie e provare le barche sono andata in barca con lui. E Giulia l'ho conosciuta ad un paio di raduni federali quando era ancora piccola e facevo i raduni nazionali e quindi sì, e poi ho conosciuto anche tantissimo Flavia Tartaglini, è stata un'altra persona che a me ha veramente dato tanta grinta durante gli anni, quindi questi sono un po', i miei miti. Quelli di Giulia? Allora, io se devo essere sincera non sono cresciuta in un ambiente velico, nel senso che io sono la prima velista della famiglia e quindi non ci sono miti o mite, come dite voi, nella, diciamo, nella... No, mita l'ha inventato Bacci, questo termine, esatto, mita l'ha inventato Bacci. Ci citavo testualmente. E, diciamo che più che altro con il passare degli anni ho conosciuto... io mi sono allenata al Circolo di Derbio e ho conosciuto Silvia Sicurì, che diciamo che inizialmente era soltanto un mito perché appunto lei ha partecipato alle Olimpiadi e quindi... Per me era assolutamente un mito lontanissimo e scoprire che invece appunto lei frequentava regolarmente il circolo dove mi allenavo anch'io è stato assolutamente illuminante e anzi lei all'inizio quando abbiamo cominciato sugli Hobby Cat ci ha aiutato davvero tanto a capire la barca, ci ha fatto anche alcune lezioni, quindi ecco lei sicuramente è uno dei punti fondamentali. Brava, brava. Allora, prima del domandone, del Don't Crack Under Pressure question, ormai che faremo a tutti i nostri candidati per chiudere questo nostro spazio, Bacci, che un po' si vergogna, era curioso di sapere se alla timoniere è permesso di tenere i capelli sciolti e alla prodiere di tenerli raccolti. E così sono le vostre pettinature in mare o è stato un caso oggi? No, è stato un caso. No, credo. Allora è un caso, cioè tendenzialmente io li tengo legati, anzi in realtà io dal mondiale ad oggi ho fatto un taglio drastico al mondiale avevo quasi 20 centimetri in più di capelli, tornata dal mondiale ho detto ok, basta. È un po' il momento, abbiamo chiuso anche questa esperienza, quindi si cambia anche il look e quindi sì. Sì, però in questi due mesi in realtà li ho avuti, penso, sempre legati in casa, quindi... Io sempre legati, non li sopporto i capelli sciolti. Vabbè, no, Mi ricordo ancora durante un raduno federale premondiale ISAF in cui quasi mi tagliarono i capelli per andare al mondiale perché avevo i capelli troppo lunghi. La mia promessa fu a Beppe Devoti che avrei tenuto i capelli legati ogni santo giorno mentre eravamo in Canada e che non mi sarei mai impigliata da nessuna parte. Vedi, Bacci, non era proprio una domanda, fuori dal contesto. Allora, domanda, don't crack under pressure. Allora, a un certo punto
vi sarete rese conto che stava per arrivare una medaglia di bronzo, terza al mondo in Florida, in quel panorama stupendo, quella scenografia inimmaginabile per una che non è una giovanissima e un'altra che è altrettanto giovane. Quando è stato il momento in cui avete detto: Oh Madonna Giulia, oh Madonna Caterina, ce la facciamo, arriviamo terzi, arriviamo comunque sul podio. Caterina, comincia tu così Giulia prende fiato. Comincio io? No, vabbè, in realtà lui è andato un po' al contrario, nel senso che, esatto, eravamo prime al primo giorno, e secondo giorno non siamo andate in acqua, quindi capito che quando fai l'ultimo giorno dove devi andare in acqua, cominci tu la serie, le previsioni sono di zero vento per tutto il giorno, tranne quando c'è il limite di partenza. Allora, lì ti rendi conto che comunque una medaglia ce l'hai in tasca. Vabbè, allora ribalto la domanda, facciamo così. Quando vi siete rese conto che eravate rimaste sul podio, nonostante tutto? All'arrivo dell'ultima prova, cioè, anzi, in realtà sul giro della seconda bolina dell'ultima prova, lì mi sono resa conto che purtroppo no, non eravamo riusciti a tenerci il primo posto. Però ci portavamo comunque a casa una medaglia e devo dire che, considerato il tempo che abbiamo avuto a disposizione, che sono stati veramente pochissimi mesi perché abbiamo cominciato ad allenarci, che era marzo insieme, e siamo andati a fare un mondiale a novembre, è comunque stato un mega risultato. Beh, direi. E poi Giulia ha cominciato a urlare, vero Giulia? Sì, Quando eravate sul traguardo. assolutamente sì, ma poi soprattutto mi ricordo benissimo quando durante le ultime prove facevamo i calcoli, no? Perché se lui arriva davanti a noi, quello lì ci arriva dietro, allora abbiamo tot punti. Sì, eravamo assolutamente. Però sì, quando siamo arrivati al traguardo. Lì non hai in acqua l'allenatore, sei tu da solo, non si può, quindi qualsiasi scelta la devi fare tu, qualsiasi scelta pre-partenza, durante la regata, tra una prova e l'altra, è tutto in mano all'equipaggio ed è l'altro aspetto particolare appunto di un evento come un mondiale Hobbycat. Non è permesso avere gli allenatori in acqua, quindi quello che succede in acqua è un'altra cosa. Un altro aspetto difficile è sicuramente il fatto di dover cambiare barca ad ogni prova. Comunque ogni prova ti trovi davanti a una barca diversa, diversa da quella che avevi prima e che devi capire in 5 minuti il tempo di armare, uscire e sperare di averla capita bene e quindi che la prova vada come vuoi, ecco. Quindi anche questo qui è sicuramente una parte molto difficile. Anche questo è un gran merito, così come è un gran merito da parte vostra essere comunque nelle 10 candidate, perché già questo è un grandissimo risultato, perché il mondo della vela è infinito e quindi l'aver raccolto tanti voti già deve comunque lasciarvi contente. Baci, noi le potremo rivedere ancora, riascoltare, no? Su tutte le nostre piattaforme, così come sarà per tutti i candidati. Assolutamente, questa puntata e tutte le altre le potete ritrovare sul sito del Giornale della Vela, giornaledellavela.com, oppure su tutte le nostre piattaforme social, Instagram, Facebook e naturalmente anche YouTube. Bene, Caterina, Giulia, grazie per essere state con noi, grazie ancora, buon Grazie a voi. tutto e speriamo di rivederci Grazie. presto. Grazie Allora, mille. grazie. Salutiamo Giulia Ciao. Ancillotti, ciao Ciao alla ragazza degli ragazzi. Ciao. Uberti. Baci, appuntamento a domani, ore 17. Domani avremo un grandissimo personaggio del mondo della vela. Possiamo anche dire che è uno che ha fatto la storia della vela negli ultimi 20 anni, ma lo scopriremo domani. Lo Ci vediamo scopriremo domani. Lo domani. scopriremo domani. Ciao ciao! Ciao Vino, ciao velisti!